È stata presentata alla stampa la federazione del tavolo delle associazioni che amano il lago d'Idro e il fiume Chiese. Si tratta dell'esito di un processo lungo e condiviso che oggi mette in collegamento e unità di intenti ben 17 soggetti, 2 regioni, 3 province e 30 comuni. Con questa nuova voce condivisa aumenta la porzione di territorio che si fa promotrice della tutela del deflusso minimo del Chiese, della prevenzione e contenimento dell'inquinamento. Federazione è un'evoluzione del tavolo delle associazioni che amano il fiume Chiese e il suo lago d'Idro, nato già nel 2017. E il 20 febbraio 2020 abbiamo approvato uno statuto federativo che è la forma ideale per rappresentare una unione, un sodalizio di più entità organizzate, che sono associazioni, comitati e fondazioni, in particolar modo operanti sull'asta del fiume Chiese e del suo lago d'Idro. Ricordiamoci che il lago d'Idro è un rilassamento morfologico del fiume Chiese, su 2 regioni, come ha detto lei, 3 province, Trento, Brescia e Mantova, e 30 comuni. Il nuovo soggetto può da subito dialogare con maggiore forza con il Ministero contro il progetto del nuovo depuratore del Garda. Immediatamente può fare quello che ancora non hanno fatto, purtroppo, è una lacuna, i comuni che finora hanno intrapreso questo confronto sul tavolo tecnico, progetto che vorrebbe trasferire nel Chiese la depurazione del lago, della sponda bresciana del lago di Garda, quindi portando un pericolo di inquinamento molto grave, molto forte, molto, molto consistente, in coinvolgere tutta l'asta fluviale, ma è quello che diciamo da sempre, perché pensi un po' che 2/3 dell'asta fluviale non è stata minimamente interessata da questo progetto. Quello che vogliamo fare noi è coinvolgere il peso di tutti i comuni della Valle Sabbia e anche a maggior ragione del Trentino, che è un dominus, è un titolare, è un proprietario della risorsa demaniale. È acqua importante, è acqua che va protetta e che deve entrare nell'olio arricchendo e servendo tutta intanto l'asta del fiume, anche l'economia, certamente, ma senza depauperarla, senza inquinarla.